Ciao a tutti ragazzi, io sono Kendale e bentornati in un nuovissimo video dell'ImperoCraft. Certo che voi due dietro di me siete proprio dei maleducati. La smettete per favore di sputare, di fare sti versi. Ora gli do un nome. Tra l'altro ragazzi mi fa ridere che nello scorso episodio stavo cercando una name tag e avevo aperto proprio una cesta con la name tag e ho detto ah, non ce l'ho e invece ce l'avevo. Allora facciamo questa chiamata Po e quest'altra chiamata Po come utilizzare i livelli in maniera intelligente e vi presento ragazzi Popò. Se non lasciate un mi piace dopo questa fareste bene. Scherzi a parte ragazzi, ovviamente ci sono degli aggiornamenti, ma prima devo farmi dei maledetti razzetti perché lì finisco sempre. Oh, basta, adesso mi sono stancato. Riempio questa Shulker di razzi. Di materiali per farne ne ho un'infinità. Sì, 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 non sto scherzando, non sto scherzando. Mi basterà un attimino andare nella farm di Gunpowder. Prendere 200 canne da zucchero. E così non finirò mai i razzetti. Dicevo, quest'oggi devo farvi vedere delle novità. E soprattutto, uno di voi mi ha dato un'idea veramente stupenda. Sta farm è eh, praticamente inutilizzata. Ma dovrebbero esserci. Ok, un altro pochettino di gunpowder. Benissimo. Adesso andiamo dai nostri cari amici eh, collaboratori. Così da poter prendere tutto il raccolto. Oh, mucho bien. Dovrei essere a posto per almeno due anni. Sì sì, poi dico sempre così e puntualmente li finisco Buttiamo ovviamente le forbicine Perché ormai è diventato un rito buttare le forbicine Ne avrò craftate 7000 E iniziamo a riempire sta shulker Quando è troppo è troppo ragazzi, mi sono stancato Allora, così Oh, adesso abbiamo i razzetti da qui fino al prossimo Natale E ora posso finalmente farvi vedere il progresso della galleria Ma ormai li posso praticamente spammare Guarda, ne uso uno ogni 5 secondi Come sta il mio cane da guardia? In guardia. Allora, dormitino al volo così potete vedere tutto quanto con la luce del sole e dirigiamoci verso la metropolitana. Tutto questo l'avete già visto nello scorso episodio. Quindi ho fatto l'entrata uguale a tutte le altre, ma soprattutto ho creato queste bellissime finestre con vista panoramica. Qua bisognerebbe veramente pagare per la vista. Inoltre ho creato delle colonne lungo tutta quanta la galleria per creare un po' di tridimensionalità che secondo me è venuta molto molto bene e non vedo l'ora che escano i nuovi quadri per appunto avere dei quadri sempre diversi. Dopodiché mi sono portato avanti perché ho continuato a scavare tutta la galleria e vi garantisco ragazzi che ci ho messo troppo e ho fatto gli archi più o meno fino alla fine. Ne mancano veramente pochi ormai, praticamente gli ultimi due o tre. E come potete ben vedere, ho fatto anche l'uscita della metropolitana verso il villaggio romano del Colosseo. Che ovviamente trovandosi in una mesa, in una Badlands, ha le foglie tutte quante morte secche. Ma proprio per cinque blocchi, eh, perché se l'avessi fatta più in qua, sarebbero state verdi, come vedete. E invece lì sono tutte secche. Ma non fa nulla perché da qua usciremo e qua davanti poi creerò tutto quanto un villaggio a tema proprio antica Roma che dà di fronte al Colosseo. Ora... Quel che devo fare è continuare a scavare la galleria, perché siamo a buon punto, ma non ho finito. Questo muro lo dobbiamo togliere tutto. E poi ogni 10 blocchi continueremo a mettere le colonne in modo da creare tridimensionalità. Sarà un bel casino poi riuscire a decorare tutto quanto, perché comunque questo è tutto uno spazio molto vuoto. Mi dovrò inventare qualcosa. Una cosa è certa, sto progetto sta avvenendo una figata e vi sta piacendo anche molto Ok, togli qua, togli qua, per il momento rattoppiamo i buchi così, poi ovviamente cambieremo la cobblestone perché non voglio lasciare la cobblestone E quindi la prima parete l'abbiamo praticamente completata Ah, tra l'altro nei commenti dello scorso video alcuni di voi mi hanno detto, ma Kendall, le metropolitane mica sono arredate Ma qua ho sbagliato? No, qua l'ho fatto troppo stretto, aspetta Cavolo ho combinato. Dicevo in realtà sì, ma non tutte, ovviamente. Non vorrei dire una cretinata, ma ci sono delle metropolitane veramente bellissime, come per esempio quella di Napoli. Se non sbaglio, quella di Napoli è una delle più belle d'Europa. Me lo confermate nei commenti? Ah, inoltre, mi avete dato un consiglio per fare funzionare le farm anche a distanza. E quest'oggi lo proveremo. Ok, anche qua un attimino da rattoppare. Dai, comunque, ragazzi, la galleria sta venendo fighissima. A me piace veramente tanto. Ma perché utilizzo... Ma io sono stupido, avrei potuto utilizzare quello con Silk Touch fino ad ora, tanto è veloce uguale e così non dovevo cucinare poi la cobblestone. Vabbè, fa niente. Ok, quindi adesso come vi dicevo, ogni 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qua si va a creare la colonna tridimensionale, quindi così, così, così. Così e così. E ormai ne mancano quante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Delimitiamole tutte. 1, 10, 3, 6. Ok. Quindi ci mancano le ultime 6 colonne da fare. E dopodiché dobbiamo riempire questo muro vuoto. Sarà un gioco da ragazzi. Adesso vado un attimino a controllare le farm, perché appunto mi avete detto che c'è un trucchetto, un metodo. Per far sì che funzionino anche quando non sei nei paraggi. Come ben sapete, il mondo delle farm per me è ancora qualcosa di sconosciuto, perché mi ci sto approcciando soltanto adesso. Quindi magari questa è una cosa che tutti quanti già conoscevate e io invece cado dal pero. Allora, mi avete detto che mi serve, mi serve, uh, mi servono due observer, che se non sbaglio si fanno così, giusto? <ride> Sì, faccio finta di sapere il crafting. In realtà l'ho guardato su Google 10 secondi fa. Ok. A quanto pare se metti due observer che si guardano in una zona dove hai le farm, la farm poi resterà attiva 24 ore su 24. Vediamo se sta roba è vera, perché qua io ho la farm di Iron Golem. Il problema è che se non stai qua in zona, loro non spawnano, ovviamente. Quindi mi avete detto di metterli che si devono guardare con le frecce l'una rivolta verso l'altro. Quindi così, giusto? Così c'è una freccia verso di qua e una freccia verso di qua. Allora, fammi vedere. C Abbiamo 51 di ferro. Li tolgo tutti. Adesso vado via. E se questa cosa funziona, tecnicamente, tra non molto dovrei trovare del ferro nella chest. Ma quest'oggi ragazzi non faremo solo questo. Infatti come vi dicevo uno di voi mi ha dato un consiglio bellissimo nello scorso episodio. Ovvero, visto che nell'ImperoCraft sto cercando di raggiungere la perfezione in tutto, quindi gli incantesimi perfetti, in tutta l'armatura, in tutte le armi, tutti i beacon block alla massima potenza, costruzioni gigantesche e così via, uno di voi mi ha detto, ma scusa Kendall, ancora non hai neanche personalizzato l'armatura, non ho messo nessun template. È totalmente nederite vanilla questa. E quindi ho scoperto che esiste l'armatura più costosa di Minecraft. Fatta di doppia nederite. E quest'oggi voglio provare a farla. Tra l'altro io qualche template dovrei già averlo in magazzino. Solo che devo capire se ho quello giusto. Perché a me serve il template Dune. O Dune in realtà. Ovvero quello del deserto. Fammi vedere. Allora io qua c'avevo i template, no? No, non ce l'avevo qua. Ce l'ho qua. E abbiamo il Vex e l'Armor Trim. Ah, abbiamo anche questi. Certo, te parevo. Ovviamente l'unico che non ho è quello che mi serve. <ride> Meraviglioso. Quindi partiamo all'avventura per cercare questo template. E poi vedrete che super mega flex sarà avere quell'armatura. L'armatura in doppia nederite. Aspetta, prima di partire in avventura fammi controllare che effettivamente non ce l'ho da nessuna parte perché... Ok, no, direi che non ce l'ho. Se no, poi mi massacrate nei commenti. Ma come hai fatto a non vederlo? Guarda, un'altra name tag c'ho cioè, qua. Cioè, ero pieno di name tag. Eppure, nello scorso episodio non le avevo viste. Qua abbiamo del vetro. Boh, non so neanche il perché. Allora, io direi: metto a cucinare tutto ciò che non mi serve. E adesso dobbiamo partire alla volta del deserto. Ma prima devo fare un po' di lingotti di nederite. Che, tra l'altro, ovviamente mi direte: Ma come, Kendall, vai a sprecare la nederite che ti serve per il beacon block per fare una roba del genere? La risposta è sì. E sapete perché? Perché nell'Impero Craft tutto deve essere perfetto. Ma tecnicamente con 4 dovremmo essere a posto. Quindi me ne mancano solo 2. Scherzi a parte ragazzi, io mi diverto a fare queste cose. Obiettivi impossibili e challenge difficilissime. Poi non importa quanto tempo ci metterò. L'importante è divertirsi. Non vedo l'ora che qua ci sia tutto quanto il villaggio come l'antica Roma. E poi guardate che figo l'effetto della galleria visto così. Dobbiamo andare alla ricerca di un deserto inesplorato. Tanto stavolta a Razzetti siamo messi bene. Mamma mia! Ma che è so spettacolo! Il mondo più bello di Minecraft. Ah! Cavolo, mi stavo dimenticando. A parte questo canyon incredibile, mi avete detto di tornare a prendere la pecora rosa, perché nello scorso episodio ho trovato mamma mia, perché nello scorso episodio ho trovato una pecora rosa totalmente a caso. E dov'era però adesso? Maledizione, era qua, no? Aspetta, era qua, mi sa. Dov'è, 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 dimmi che non è morta. Non era qua? Mi sto sbagliando? Eh, rip, ragazzi. Mi sa che non la troveremo mai più. <ride> Beh, per il momento continuiamo da questa parte. Quindi il template che mi serve si chiama Dune. E tecnicamente si può anche sdoppiare utilizzando i diamanti. Quindi me ne basta solo uno. Qua ci sono mai stato per caso? Beh, se c'è il blocco d'oro... E la cesta è piena? Direi proprio di no. Ok, allora siamo nella direzione giusta. Mi basta continuare da questa parte fino a quando non troviamo un bel deserto. E sì, guarda che voragine! Mamma mia, ragazzi. Ma che cos'è l'imperocraft? Visto che me lo chiedete sempre, il Sid è questo. Così potete giocarci anche voi. Oh, oh, wow! Piramide. Titanium gigante e portale abbandonato Ok, questa zona al 100% non l'abbiamo ancora esplorata Ma raga, ma è stupenda pure questa Mamma mia Ok, abbiamo trovato una piramide Speriamo di trovare anche il template Vi ricordo che ce ne serve soltanto uno Togliamo la TNT prima di far dei danni Allora, boh, trovato, perfetto Uno e due Ok Esattamente quello che mi serviva Ce la faccio a risalire da qua senza schiantarmi secondo voi? Più o meno Sì vabbè ragazzi ma anche sta zona è spettacolare Ma perché l'impero è così bella? Allora, allora, allora Mi serve la sandstone che ne ho soltanto nove Forse conviene prenderla direttamente dalla piramide Perché così posso sdoppiare i template Visto che ne abbiamo due ma a me ne servono eh, quattro e dopodiché possiamo tornare a casa Allora, fammi prendere tutta questa Direi che è sufficiente Ok, torniamo a casa Beh, anche questo posto non è male Io non capisco per quale motivo C'ha dei biomi così tanto spettacolari Sto mondo Ok, credo che questi siano i canyon di casa mia E direi proprio di sì Che spettacolo Dai, facciamoci il tour panoramico Entrando direttamente dalla galleria Beh, devo dire È stato più semplice del previsto Solo che adesso sto scherzetto mi costerà un bel po'. Perché innanzitutto non ho i diamanti. Siccome voglio assolutamente modificare l'armatura, faremo uno strappo alla regola. Prendiamo un blocco di qua. Anzi, due blocchi mi serviranno. E anche uno di Nederite. Non vi preoccupate, poi li rifarmiamo. Oi. Come ti permetti tu, cretino? Non vi preoccupate. Eh, non mi ero accorto che non c'avevo i diamanti. F mamma mia maledetti, stavano per esplodere. Via subito. Allora, i diamanti, easy. Li posso trovare in pochissimo. Il blocco di nederite, in realtà, non lo utilizzo tutto perché mi servono soltanto due lingotti. Quindi, anche quello, easy. Lo possiamo rifare subito. Quindi, per sdoppiare questo, mi serve: eh, Sandstone e diamanti. Voilà. Ne sdoppiamo un altro e ne abbiamo quattro. State a guardare, che figata. E andiamo a creare l'armatura più costosa di Minecraft. Un'armatura in nederite con il template in nederite. Boom, che figata. Eh, questo è il flex proprio finale. Per fare vedere che sei ricco, 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 ricco. Boom, fatta. Guardate che bella. Incantesimi finali e template finale. è fighissima anche esteticamente. Aspetta, mi tolgo il mantellino. Mamma mia, ragazzi, sembra ancora più potente. Ne è valsa la pena. E prima di chiudere l'episodio, andiamo a controllare se effettivamente il trucchetto degli Observer ha funzionato. In questa mezz'ora avremo farmato degli Iron Golem? Scopriamoli insieme. Comunque l'armatura così è bellissima. Non è esagerata. Non va a rovinare l'estetica della nederite. E soprattutto è un flex assurdo. Ok, non ha funzionato. Come vedete, non ho farmato alcun ferro. Quindi il trucchetto di, eh, degli Observer non funziona. L'unico modo per farmare. E stando fermo qua per un po' di tempo, fin quando non nascono gli Iron Golem. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso sono ancora più un imperatore con questa armatura. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!